Ci siamo? Vediamo un pochettino, ma sempre Ah, colpa, è sempre colpa tua, la mia guarda. sarebbe la colpa, sei tu il tecnico, che vuoi da me? La E la colpa colpa è tua, è tua perché non fai mai sentire nulla. la colpa è tua. Guarda, Adesso aspetta, dovremmo vediamo un eliminare quel attimino, video. aspetta, Vediamo, la colpa è tua, Ah sì, vediamo, sì, assolutamente. tua. Ci sentiamo? È tua, È guarda, tua colpa è perché tua, non fai mai sentire ragione nulla. al tecnico me l'ha dato, Orlando, la colpa è Ah, è tua, mia, dice. perché Sì, è scusa. tua perché hai premuto i bottoni. E abbassa la voce, per favore, la volta è mia. Io adesso Ma che stai a sì, dammi il dire? giornale che mi leggo il giornale, ma Ma io dobbiamo. va Oh, vai dobbiamo via. iniziare la diretta! Ma non si sente! E abbassa le mani, che cosa ti alza le mani? Guarda che ti spendo a schiaffi, Ma Orlando! strampalati, siete in diretta. Diretto. Carissimo mio bambino, eccoci qua in diretta finalmente con i microfoni. Colpa tua. Ovviamente, Ovviamente non colpa colpa tua. tua. La mia no, perché siamo sempre in questa rubrica. Purtroppo, dovete sapere, che lo dicevo prima, quando eravamo in diretta, che stiamo lavorando per aumentare i nostri ripetitori e te le mettiamo anche in 3D, come voi sapete. Forse sarà stato un errore Colpa la tua. regia, secondo E quindi quel Ah, ora famosissimo si Elio sente, si ora era si dimenticato di mettere sente. e Accendermi. accendere il Ora si sente, ripetitore Marco. audio. Ora si sente, grazie Marco Ferragina, complimenti, grazie assai, altrimenti avremmo parlato per Ciao anche minuti. a te, Francesco, da taverna. Ciao Francesco Frustaci della taverna, ciao carissimo Francesco, ti conosco, ciao. E quindi praticamente non c'era Stringi questo secondo la audio, faccia. e Stringi questo secondo la faccia. E non c'era l'audio perché praticamente non aveva acceso il ripetitore audio. Bravissimi, Eccoci qua, grazie. grazie, Allora, vogliamo ripetere e dire quello che abbiamo detto precedentemente, cioè che il vecchio indovinello era velocemente, era questo qui, Indovinato. lo puoi dire tu, allora vai. Va bene, Il allora. indovinello della scorsa volta era. Il cowboy venerdì parte, sta via 3 giorni e torna mercoledì. Com'è possibile? E l'aveva indovinato Domenico Schiavello. Bravo Domenico Schiavelli, era appunto l'indovinello Precedente. ed era venerdì, perché venerdì era il nome del cowboy. Questo di questa volta invece è quello che sto per Leggi tu, dai. dire. L'indovinello di oggi è questo: ci sono tre fratelli, a volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. Il primo non c'è perché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo. C'è solo il terzo, che è il più piccolo dei tre, ma quando manca lui, nessuno degli altri Perché fai due sempre queste c'è. movenze Chi con le sono mani, per vedere chi si scusa? fa i fatti suoi? E tu non sei. Perché Abbassa la voce. Allora, metti. eccoci qua. E questi li indovinano. Già stanno cominciando già a Ma rispondi, rispondere. E vediamo. vediamo. Già Rossano Mattia ha dato la sua risposta. Vediamo se è giusto. E Grazie bravissimi. dei mi Grazie, piace, dei Francesco. preferiti. Magari io un po' di più di lui. Vabbè, comunque, vabbè, Aspetta. non fa niente. No, la mia era solamente una precisazione. Arrogante Va. come No, sempre. arrogante, è che sono più bravo, ma soprattutto sono più bello. Prima avevi Tra capito l'altro, così. lui è arrogante. Poi non sa manco fare Senti, a un video. calciatore, perché, anzi, a proposito, l'altra volta ho saputo che ti hanno raggiunto mentre stavi per allenarti i nostri inviati di Radio TV Ponte Grande, però non sveliamo. Dovete Dobbiamo ancora sapere, mandare il video allora, no, della mente dovete fatta mia sapere che perfetta. praticamente Orlando, prossimamente direi, Grazie sempre. Christian, che ci dà di simpatici. Grazie, Soprattutto Christian. io, non questo No, individuo. perché tu e non io? Scusami, non ho Perché capito. Perché tu non hai i io capelli e sono tu quello pensi. più attivo. Tu attivo è perché c'è la corrente a 220, io sono il maggiore. Sì, Tu e sei il tu? minore. Sono Allora, l'aspirata anzitutto a Orlando sono io. casa. E quindi? E Orlando E sono io. poi come mi chiamo? Tu Alberto. no, no, io sono Orlando, ma io sono Orlando il maggiore, scusami. Tu sei Orlando Orlando il il maggiore. minore. Ovviamente c'è tipo il do maggiore, il do minore, l'Orlando maggiore. Volevo precisare che sta suonando il piano. Allora, dovete sapere che Orlando ha avuto una nuova avventura calcistica con il Catanzaro Lido Calcio. Una promozione, se vogliamo dir così, ed è stato raggiunto dai nostri inviati prima di allenarsi. E c'è qualcosina di simpatica. Adesso i nostri tecnici stanno montando il video e prossimamente settimana lo manderemo in onda. E volevo dirvi: ci vedete qui perché, appunto, l'abbiamo detto poc'anzi, lo ripetiamo ancora una volta: i nostri uffici. Il nostro stabile è in fase di ristrutturazione perché stiamo Ristorato? creando. Te lo meriti, Grazie. stiamo creando un habitat un po' particolare. L'habitat, perché tu sei un animale, giustamente, no? È Sei un modo il di gorilla, dire, sei è un un modo di gorilla. dire. Gorilla, fai Mi il tuo chiamo verso, gorilla, prima, guarda che fisico. fai il tuo verso. Allora, è un modo Non di vuole dire, è cambiare un modo di verso. dire deficiente. Giustamente. E ti sto aiutando, eh. Allora, oggi che cosa parliamo? Dei 10 oggetti più venduti al Venduti al mondo. mondo.
Cominciamo con il primo. La PlayStation, che ha venduto addirittura 344 milioni di esemplari. E intanto la questa è una deficiente. Questo è o Stefania o Elio. Sono due deficienti. Guarda. È tempo più a destra. Guarda, così mettilo un po' più qua. Coprilo. E no, mi copre. Ecco qua. Bravissima. Coprilo. Ecco perché qua. Non si merita di essere in diretta. Hai visto? Questa è sicuramente la deficiente di Stefania, che non ha nulla da fare, di allenarsi, niente. E adesso togli sto coso. Se vogliamo evitare questa farsa, questa sciocchezza. Vai a preparare i biscotti, che preparare ti escono meglio. Ti escono meglio, giusto. Allora, si pensava che la PlayStation era un oggetto, chiamavolo oggetto giustamente, prodotto, un prodotto per meglio molto, dire. Molto, molto, molto venduto, addirittura. E invece? È al decimo posto. Addirittura nel 1995, quando la prima PlayStation è uscita, ha venduto, vediamo... 7 milioni di esemplari. No. 7 milioni. Negli ultimi mesi. Poi la PlayStation 2 invece di 7, ne ha venduti 70 milioni. Quindi diciamo che ha avuto un calo. Ed è ancora sul mercato. Un calo, scusa. Cioè, da allora all'epoca ha avuto un aumento, perché sì, è iniziato con poco. Però voglio dire... Invece la PS3, che è nata nel 2006, ha venduto in 7 anni 80 milioni di copie. La 4... E adesso la PS4 ha venduto 7 milioni di esemplari. Quindi è molto di meno. Sì, ah, vabbè, parliamo degli ultimi mesi. Invece la PS3... però negli ultimi anni. Ok, allora andiamo in classifica al nono posto. Parliamo di un farmaco, il Lipitor, che è dalla Pfizer, che ha venduto. Cos'è, ebraico? Che ha venduto? È un farmaco, ha venduto 141 miliardi di dollari. Vabbè, l'hanno ricavato. Ah sì, però 140. Che è, diciamo che è un farmaco per abbassare il colesterolo ed è registrato con il tipico farmaco utilizzato per limitare il rischio di infarto. Quindi, pensate un po'. Tutti quanti che si alimentano male perché prendono... Nel 2013... Ma che cos'è? Questo lo prendo io. Se l'è presa, che cos'è? È un biscotto. È un biscotto. Gli ha dato un biscotto e se lo sta mangiando. Vi rendete conto? Come faccio io a lavorare in questo modo? Lo mangio dopo. Posso continuare a fare cose serie? Posso? Sì. Ecco qua. Buono. Allora, nel 2013 le vendite... Come ci ha ascoltato, però, andate a fare i biscotti. Andate a fare i biscotti. Ti porti il biscotto, a me non mi ha portato nulla. E quindi pensate un po' il Lipitor. Invece, prima di tutti i tempi, andiamo al terzo posto. Cioè, che sarebbe praticamente l'ottavo posto. Però qua partono al contrario. Ma allora, sotto, magari questo gobbo... Non lo so che cosa sta succedendo al nostro gobbo. Vai. Io faccio la forma del gobbo. Vai. Allora, si abbassa. Lo metto io. Aspetta, me la vedo io. Non ti preoccupare, vai. È la stessa cosa di prima. Allora, aspettiamo un pochettino se la vogliamo. Aspetta. Ah, si lavora così, dai. Ok, vai. Ho già visto una delle posizioni. E vabbè, ok, vai. Eccoci qua. La Corolla, che è un'automobile. Sì, la Corolla, la conosco. Il corallete corallino, quella che si è nel mare? Pensavo stavessi dicendo veramente. No, la Corolla è un'auto, dai. 40,7 milioni di esemplari. Che la casa, la società produttrice c'è la Toyota. Con le sue variazioni è il modello di automobile più venduto di tutti i tempi, nato nel 1996, che però è sbarcato negli Stati Uniti nel 1968. Quindi Toyota, pensa un po'. Solo negli Stati Uniti ha venduto 40 milioni di esemplari, un record per le automobili, ma solo negli Stati Uniti. Pensiamo un po' quanto ha venduto... Nel Giappone invece nel 2013 ha venduto 1.200.000 unità, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. La Corolla la conosco, questa auto, ma personalmente... Non piace, però voglio dire, insomma. Oh, adesso questo adesso qua andiamo allo settimo posto. Un film. Star Wars, un film. No, mi sa che stiamo andando al contrario noi, però. E per me questo è il quarto posto, se non erro. Vabbè, vai. Vabbè, andiamo diamola così. 4 miliardi e 600 milioni di dollari. Ma no, non ho capito ancora. Dalla società produttrice della 20th Century Fox. Star Wars. Che... E solo Via col vento aveva guadagnato, pensa un po', al botteghino più di quanto abbia fatto il film intero di Star Wars, pensa un po'. Poi Guerre Stellari ha sbancato, non diamo tutti, diciamo... E il primo episodio ha fatto un incasso di... Leggi. Dove sono? Quando? Ah, 20 anni fa, un incasso di 600 milioni di dollari. Solamente 4 miliardi si arriva infatti con il film della saga delle uscite
appunto nelle case, nelle sale cinematografiche con le E vendite poi alla dell'ultimo fine salone la Walt Disney della Lucasfilm che conosciamo comprò tutti. la Lucasfilm. Come? Comprò la Lucasfilm. Non lo so, la prova è Infatti. partorito, la prova? Chi è questa? Ah, della Ah, della Dorizia, cioè, tradizione. vai. Thank you. We're Chi è reading Frankie? Chi è Frankie? the 10 products most sold in the world. Spero che abbia capito perché non so Eh beh, parlare certo, dalla benissimo Denise ha l'inglese. capito. Vabbè, fatti i vostri, ve lo vedete tra di voi. Giustamente, sì. Cosa vogliamo dire a Dena D'Anizio, oltre quello E che... cosa dovrei dire, per favore? Dai, a Dena D'Anizio, dille, lo voglio che lo dici tu, Giustamente. che è una bella famiglia e che naturalmente Come Dena una bella D'Anizio famiglia. ha una bella famiglia e sono contento che ci ammira. You have a nice family and I'm grateful to you that you, non mi ricordo come si Vabbè, tutto il chiama, papà, that eh? you qualcosa, No, comunque, that vabbè, dai, per you, un ragazzo che ha aspetta, iniziato that l'inglese. you, come si dice? E bello davanti a me! Regia, come si Regia, qua ci dice? vuole l'aiuto di Elio e Stefania. Comunque, capito, Dena. Ciao, Dena, grazie. Al mare. Admirers, Al mare, prima di me. andiamo più là. Sì, andiamo. Allora, Adesso poi, il quinto il quinto posto. posto abbiamo L'iPad. l'iPad, che tu ci lavori molto con l'iPad. iPad, non so Oh. se pronuncia. E Con parte che 200. chi la sta iPhone. casa produttrice, la società produttrice è la Apple. Apollo. La mela che fra un po' mi vado a mangiare. Ah. Però da Pensate un po' a un totale 201. vendite di Lo 211 sto milioni di leggendo io. esemplari. Sto Vabbè, io sono il leggendo io. maggiore. E quindi scusa che Sono il c'entra. maggiore, io Poi sono sono il Orlando. pianoforte, suona il domino, il do maggiore, scusa. Allora, è uno dei prodotti più nuovi La anche. prossima la leggo io, è bellissima, dai. No, quella No, mi no. dispiace, stiamo facendo. Leggito, No, 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 adesso la prossima la leggo io perché è bellissima. leggito, Sai, io amo il vintage e quindi è giusto leggito. che Nel sia così, vai. 2013 è passato dall'avere il 40% del mercato al 32%, quindi un calo. E I love it. Aspetta un attimo che leggo il compito, la regia mi dice che andiamo tutto bene, Hai siamo ragione, sulle sì. frequenze perfette, stiamo lavorando benissimo, stiamo Che però non è uscendo ancora, con il 97%, vai. però ancora non ha scalfito il suo primato di prima classe, infatti di tutti i L'iPad, tablet. nonostante l'iPad è Penso fortissimo. questa qua è una posizione che volevo leggere Al Mario Bros, ci io. Il troviamo franchise al di Mario Mario Bros. Bros, bellissima categoria videogame franchising. Totale vendita Cosa 262 dovrei milioni dire? di Dovrei dire esemplari. Intesa. Società produttrice la Nintendo. Nintendo. Penso un po', vai. Tu devi leggere. Ah, la leggo io. Fin dalla sua apparizione nel 1981, il famoso personaggio dei videogame, l'idraulico italiano. Penso un po', hanno fatto anche il film, non Tra l'altro, so se tu l'hai scusatemi. visto il film del Ah, sì. Mario Tra Bros. A me è l'altro, piaciuto, pensa Elio un dice di po'. no, che non è bello. È un po' Leggi, Dena internazionale. D'Anizio You're welcome, prego, sarebbe. Cosa dovrei dire? Ti Ringrazia, sgradisco. E ti ringrazia, lei si ringrazio. sente. E poi ti ho già detto prima. Ah, ok. Allora. Ciao, Dena. Tra l'altro è un po' internazionale perché è un idraulico italiano con degli aspetti di altre A me è nazioni. piaciuto moltissimo il film che ha fatto. A me Non no, perché ti è faceva piaciuto? schifo, faceva schifo. Ma però devi Per pure capire favore. che Papà. la tecnica che c'era all'epoca, mi pare che era il 1900, Il cubo, papà, hai visto il cubo? 1990, mi pare Papà, che fosse. sembrava. E ma aveva Senti che delle tecniche sembrava diverse. Killer Croc, sembrava il cuba. Killer Croc, che Vabbè, però devi capire che eravamo nel 1990, quindi stiamo parlando di l'hai detto? Ho 30 anni capito, fa, ma nel Celio. 1990. 20 anni fa, insomma, dai. Cioè, pensa già a Star Wars. Aveva degli effetti speciali da Dio. E ha venduto tantissimo. Ma il budget di lavoro che aveva Erano dei all'epoca Mario poveracci. Bros. Non... Erano dei poveracci. E poveracci, ho capito, ma quello che hanno, però voglio dire, a me è piaciuto. Ma poi Vabbè, guarda anche la però. storia, insomma. Oh, questo qua mi piace anche la prossima. E la prossima Mi piace è il tantissimo. settimo posto? Vai. È la canzone Thriller di Michael Michael Jackson, Jackson. che appunto faceva parte di un album musicale di Michael Jackson, che ha venduto più di 7 di 7 70 di milioni. 70 milioni di Della Epic copie. Record, che è uno dei fans appunto di Michael Jackson, eppure io. Piace molto Sì, io, è Michael vero. Jackson. Adesso sta imparando anche La a prossima la leggo io, ballare. Ma tocca a me, mi dispiace, adesso mentre che capitano sempre il è bello. E ma è mio. colpa mia, mano a mano Elio dal Globo ci va meno Comunque, forte, vai. è il disco più venduto della storia e la stima di 70 milioni di copie è della Sony. Mentre ci sono altre fonti che dicono che in realtà le vendite siano ben superiori, addirittura 110 110 milioni di milioni. copie.
L'album sì, determinato capito. La lasci... Gli ultimi due li leggo io sperando che siano buoni. Vabbè, leggi tutto, io leggo solo la prossima, dai. La nascita, l'album che okay, andiamo sotto col gobbo. Col gobbo. Pensate un po', l'ottavo posto, Harry Potter. Noi abbiamo finito di guardarci la saga. Sì, con giorno. L'ultimo, i doni del no, non diciamo cosa perché sennò altrimenti possiamo spoilerare. Non vogliamo fare spoiler. E devo dire che Harry Potter mi ha ingannato, perché noi dovete sapere, noi per cercare di documentarci... Noi facciamo delle teorie. Delle teorie, ci inventiamo lui, cose. Lui fa delle teorie complicatissime che... Intanto, con Sherlock, io... L'ho indovinata la finale. E io non lo posso sapere perché... Tu perché non l'hai ancora visto, il Dottor V, Dottor U, praticamente io l'ho indovinata pure, mentre con Harry Potter mi ha ingannato, perché pensavo un finale... Perché Harry Potter è fatto bene, perché non tutti gli altri non siano fatti bene. Mi è piaciuto moltissimo e vi invito a guardare Harry Potter, la saga, anche gli altri, veramente bella. Più che altro compratevi il libro, perché nel film, questo perché io l'ho letto, io sono uno studioso... Perché che vuoi dire che io sono ignorante? Assolutamente sì. Grazie. L'avevo sospettato. Nel libro cosa vuole la regia adesso? Che cosa vuole? La nostra deficiente. Deficiente. Questo è Stefania, dovete capire che noi siamo circondati da deficienti. Stefania e Elio. Io sono circondata. Abbiamo finito con questa farsa? Grazie. E sempre la faccia mia copre. Non è che eccoci qua. Perché grazie. Tu non ti meriti di essere. Allora, ma che cos'è sta cosa? Come funziona? Com'è sta... Guardate qua, come basta, siamo basta, toglilo. Allora, buttiamo via. Stavo dicendo, compratevi il libro, perché nel film hanno fatto alcuni attacchi. Perché dovete sapere che Orlando prima legge il libro, dopo finisce il libro, si guarda eventualmente il romanzo, e poi finisce col film. Quindi dove partire dal libro? Sai? Mi sono letto tutti i romanzi, dopo mi son visto. Come faccio a leggere 800 pagine? Sembra quello del 1970, sono partiti proprio tanto. A parte che bisogna dire che Harry Potter, diciamo, che non si avvicina molto al libro, detto da te, io non l'ho letto. No, sapete il perché? Perché hanno fatto degli adattamenti, degli accorciamenti di trama. Perché il libro è una cosa... Perché ovviamente nel film non possono fare un film che dura 5 ore. O almeno l'ultimo, i Doni della Morte, l'hanno diviso in due parti, hanno fatto abbastanza bene, anche se la... Alcune cose l'hanno tagliata, l'hanno fatto alcuni incrociamenti. Però voglio dire bello, dai. Io vi consiglio di comprarvi, se proprio volete, la saga del libro. Pensa un po' che dal 2001 al 2011 la Warner Bros. Ha prodotto i film ispirati ai libri della Rowling. Ecco, l'incasso è stato più di 7 miliardi di dollari in tutto il mondo, ragazzi. Qua, veramente bello. Mi ha detto Elio, che si è documentato appunto regia, per poterti... La regia. Mi ha detto la regia che si è documentato che... E questo quel libro di Harry Potter è stato girato presso una pinacoteca, non ricordo bene, un bar o quello che sia, ed è diventato un bar, una cosa simile, mentre si mangiava qualche tramezzino, insomma, la editrice, ed è diventato famosissimo. Ma dove le ha letto queste cose? E che ne so, io me l'ha detto lui. È stato bello, molto bello. Allora, gli ultimi due. L'ultima cosa, regia, per favore. L'ultimo, l'ha letto? È bellissimo, vai. Al nono posto abbiamo un oggetto. Un oggetto che abbiamo tutti, anche noi. Ne abbiamo più di uno. Vabbè. Lo smartphone. L'iPhone nella fattispecie che abbiamo venduto più di 516 milioni di esemplari. Che poi quello ce l'ho, l'Apple ce lo ritroviamo la mela, La mela ce l'ho. La mela me la te la mangi? La mela l'ho già mangiato, perché infatti... Ma non c'entra, la mela te la mangi dopo, io sto dicendo che... Regia, se vuole farci un ultimo scherzo, giusto a lui... Un'altra deficienzata dalla parte tua? Allora, è stato una sorta di tempesta sul mercato. Infatti, tuttora l'iPhone più venduto, insomma. E la competizione con la Samsung, rimane per quanto riguarda... E al terzo posto nella speciale classifica riguardante i più venduti nello scorso mese di febbraio, che tanto sembra dell'anno 5S scorso. 5S ce l'abbiamo 2016. Noi, ma qua si riferisce a quale? All'anno scorso, il febbraio dell'anno scorso. Noi siamo troppo avanti, infatti veramente non siamo emancipati. Siamo modesti. L'ultimo è veramente bellissimo. Scendi col gobbo perché questo qua... Il gobbo? Non avrei mai creduto che fosse qua, sai. Al decimo posto abbiamo Cubo di Rubik e ha venduto. E lui da un periodo che sta divertendo per cercare, si sta scemellando, ci riuscirà. Pensate, ha venduto più di 350 miliardi di esemplari. Milioni. Miliardi. Ah, miliardi, sì. Non sa leggere. Miliardi di esemplari. Non so leggere il gobbo.
Ed è il giocattolo la società produttrice è la sempre la Seventh House LTDPP. Ok. Da quando è stato messo sul mercato negli anni 80 ha battuto tutti gli altri concorrenti. Il primo tra tutti è il Monopoly. Monopoly, noi ci giochiamo al Monopoly, vero? Sì. Bellissimo. C'è il Monopoly, l'ultimo modello che lui mi ha fatto comprare, che è quello digitale, bellissimo. Io ho fatto un sedere così, lo vinco sempre. Mi vinci. Dovete capire che lui... Io sono uno stratega. Ma scusa, uno stratega, ma tu se lo sapete, sono uno stratega, mi faccio le strategie per riuscire poi... E poi vinco sempre. Allora, all'epoca, io gli insegnai a lui a giocare a poker, e lui, non solo se l'imparò, mi ha dato. Vabbè, questo è normale. Io che ci ho giocato. Non ti battevo, ti batto ancora. No, mi batte, ho detto. Mi batte. E io all'epoca giocai a scacchi, però non lo ricordavo più perché da un periodo che non ci giocavo, e allora gli ho detto se lui gentilmente mi insegnava a me. Sto spiegando. Siamo messi a giocare a scacchi, mi vinci, ma l'ultima volta, dai, dillo. Grande piccolo Pio, grazie Marco. Ciao Marco, grande piccolo Pio, grazie. L'ho vinto, gli ho fatto scacco matto. Sì, ma perché ti aiuto? No, diciamolo che ti ho fatto scacco matto al re. Mi posso muovere qua, ma tu mi mangi con questa pizza, se io mi muovo qua. Tu mi hai fregato, scusa come ti ho fatto scacco matto al re, per favore. Ho capito, ma per favore Orlando, io sono il maggiore, la prossima volta facciamo un video mentre giochiamo. In diretta mentre giochiamo a scacchi, ok. Andata. Non ti aiuto e voglio vedere se ti batto. Allora, faremo una partita in diretta a scacchi e così deciderete chi è più bravo. Tra l'altro, questo cubo fu inventato. Cubo? No, no, cubo. Fu inventato da un professore. Non esiste. Da professore ungherese che si chiama Erno Rubik. Ed è ovvio. Che non nasce come un gioco, ma come uno strumento per spiegare ai suoi allievi la geometria tridimensionale. Se all'epoca penso un po', già si pensava al 3D. Praticamente il cubo Rubik è un 3D già anticipato del 3D TV, perché è nato prima, no? Ma che c'entra la TV? Questo è tridimensionale. Nel senso che è nata la TV 3D e già si parlava del tridimensionale. Vabbè, lascia stare, vai avanti. Volevo dire la mia teoria. È impazzito questo. Diciamo. E al tempo lo potevano battere solo due altri giocattoli. Le bambole Barbie con i suoi accessori e le macchine Hot Wheels. Hot Wheels ce li ho. Però ce li ho. Però è rimasto per sempre uno dei giocattoli più venduti al mondo. Ma in realtà, appunto, in entrambi i casi il totale delle vendite non si riferisce a un singolo giocattolo, ma all'intera gamma dei prodotti. Quindi, per esempio, se prendiamo in considerazione solamente una Barbie, vincerebbe solamente il cubo di Rubik, per farti capire, no? Certo, perché me lo fai capire a me? Che sono un ignorante. Assolutamente. E vediamo un pochettino. Sì, stanno rispondendo tantissimi, quindi vedremo dopo, insomma, a dare il risultato del coso. Come si chiama? Ecco qua. Ecco, ci eravamo un po' sono caduti i ripetitori, ci siamo. Adesso direi di non prolungarci. Se ci siamo un secondo che ci siamo fermati, è perché cosa mangi il biscotto? Ma se è un deficiente, stiamo parlando, lo so che è buono. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo che siete stati con noi in diretta, siete stati tantissimi. Abbiamo toccato. Regia, l'ultimo scherzo! L'ultimo, quella chissà che sta facendo. Allora, ragazzi, noi ci ritroviamo con Orlando. E Orlando. Questa te la concedo perché è uno slogan che abbiamo inventato io ad Orlando, molto curioso, che ci chiamiamo Orlando. La regia non vuole farci scherzi. Non fa fare scherzi, quindi salutiamo tutti voi, ci ritroveremo settimana, insomma, nel tempo possibile e immaginabile. Guarda, io sono indietro. E quindi voglio salutare tutti quanti e ne approfitto per dire che presto saremo in diretta dai nuovi studi, ci vuole ancora un pochino affinché ci diano le dovute autorizzazioni e cosa dire, ci ritroviamo, un saluto dal vostro Orlando e dal vostro Orlando. Vi vogliamo bene, ciao a tutti, ciao alla prossima, anche ciao.